Nell'anno in cui il Milan compirà a dicembre 124 anni, il Genoa ne compie 130, fondato 6 anni prima, 1893 rispetto al 1899. La storia a confronto oggi a Marassi, Genoa-Milan in un campionato di Serie A che vede andare molto bene ultimamente le due squadre, poco fa l'inno di Lega Serie A, l'arbitro è Piccinini, i suoi assistenti sono Liberti e dei giudici, il quarto uomo Airoldi, al VAR ci sono Di Paolo e Nasca. Questo lo schieramento arbitrale, grandi coreografie, grande bolgia a Genova come a Dortmund. Ci sono 5 undicesimi nuovi nel Milan rispetto alla formazione di Champions League. Il Genoa propone Josep Martinez in porta, in difesa De Winter, Dragusin, Bani e Vasquez. A centrocampo Sabelli, Thursby, Frendrup e Apps. Davanti Malinowski e Gudmundsson. Capitan Teo con Marco Paesanti. Va in campo Teo, il Milan a Marassi in campo con Mike Maignan in porta, in difesa da destra Florenzi, ciao Teo Hernandez e naturalmente Tomori, ciao e Tomori al centro della difesa, Teo Hernandez a sinistra con la fascia di capitano, a centrocampo Musa, Adli e TG Reinders, in attacco Chukwueze, Jovic e Okafor. Rispetto allo schieramento iniziale del Westfalenstadion, i nuovi tra virgolette sono Florenzi, Adli, Chukwueze, Jovic e Okafor. Inquadrato Malinowski con Calabria e Pubega che sono rimasti in panchina insieme a Pulisic, Giroud e Leao. Calcio d'inizio Milan in una serata importante come tutte, sono tutte importanti nel campionato italiano, la frase è abusata, c'è da sistemare qualcosa, è l'indicazione dell'arbitro Piccinini al nostro capitano. Milan che viene da 4 successi consecutivi nei Genoa-Milan, nel 17-18 gol di André Silva, nel 18-19 2-0 per il Milan, nel 19-20 2-1 l'ultima di Giampaolo prima dell'arrivo di Pioli sulla nostra panchina nell'ottobre 2019 e nel 21-22 gol di Ibra su punizione doppietta di Messias, Messias che nel frattempo quest'estate è passato dal Milan al Genoa ma per un problema al flessore che risale al prepartita non può scendere in campo e non è nemmeno in panchina. Primi piani stretti da parte della regia, c'è evidentemente qualcosa da risolvere a bordo campo. Si gioca col possesso palla di Yassin Adli che allarga verso Alessandro Florenzi, che ha giocato molto in questo avvio di campionato, è alla sua terza stagione al Milan, questo è l'avvio di campionato in cui ha nettamente giocato di più Florenzi. Milan che è tornato giovedì da Dortmund, sono i ritmi del calendario del calcio a tutti i livelli, italiano, europeo e mondiale, si gioca molto e si gioca una partita quasi via l'altra. Attenzione al Genoa, palla in mezzo per la deviazione da parte di Malinowski che si è abbassato molto in questa circostanza, Malik Chao va a pressare Albert Gudmundsson un po' in tutto il campo, vedete anche la formazione che scorre in sovraimpressione, ha invocato la compattezza della sua squadra Alberto Girardino nella presentazione della partita. Florenzi cerca la palla lunga, anticipato TG Reinders che adesso è molto in avanti ma il Genoa perde palla, Okafor fa salire la squadra servendo Florenzi, Florenzi non ha la linea di passaggio su Chukwueze, Genoa che pressa, partita che sarà nettamente diversa rispetto a quella di Cagliari perché Genoa pressa più alto e poi ha anche complessivamente, con tutto rispetto per il Cagliari, più qualità. Bella pescata di Ciao per Musa, Musa se l'allunga, la deviazione, Semmi Chukwueze punta Vasquez, ecco la palla in mezzo di Semmi Chukwueze, Adli, ecco Reinders, vediamo chi tira, limite dell'area, non riusciamo
a calciare il pallone verso la porta di Josep Martinez e quindi il belga De Winter. Ci sono due difensori che l'anno scorso ci hanno messo in difficoltà. De Winter era il titolare dell'Empoli, Milan-Empoli 0-0 a San Siro. Vasquez era il titolare della Cremonese nelle due gare che i grigiorossi la scorsa stagione hanno pareggiato 0-0 con il Milan allo Zini a San Siro. Malik, giro palla per Tomori, ancora Teo. Tiene palla la nostra squadra. Si sono un po' sovrapposti qui Digi e Yassin. Salva dal fallo laterale Semmi Chukwueze. Grande spiegamento di Fumogeni al Ferraris. E palla dietro a Mike Peterson Maignan, che dà la palla in avanti a Yassin Adli, che si abbassa e ancora in verticale. Un passaggio che viene intercettato dal Genoa, che riparte subito. L'ex sampdoriano Thursby però sbaglia a sua volta il passaggio e il Milan può ripartire con Okafor per Semmi Chukwueze, che fa correre la palla. Vasquez lo insegue, Chukwueze tiene il vantaggio, infatti è ancora lui in possesso palla. Raddoppia la marcatura il Genoa, prova ad accentrarsi Ciucu, palla messa in mezzo bellissima per Okafor. Okafor che non è riuscito a piazzare la stoccata giusta. Grande giocata sull'asse Semmi Noah. Okafor ha pensato di riuscire a prenderla questa palla, la posizione era regolare, toccato anche un po' da dietro, poi alla fine Martinez con le braccia in avanti ha fermato tutto. Giro palla Genoa in avvio di azione, viene servito proprio Vasquez, il messicano cerca sulla fascia il suo compagno di squadra Haps, Riccesiano Haps, surinamese. Attenzione, attenzione, che abbiamo dato una palla pericolosa al Genoa, fallo su Reinders, subito colto dall'arbitro Piccinini, fallo di Frendrup. Qui rivediamo l'azione di Okafor, ma poco fa abbiamo lasciato una palla molto pericolosa a Gudmundsson, ha funzionato il pressing di Haps su Florenzi. Genoa che tiene palla, si alza Adli, avanza Dragusin, ha tanti difensori promettenti il Genoa, De Winter e Dragusin su tutti. Anche Vasquez è solido di rendimento, mentre Bani rappresenta un po' l'esperienza. Prova a distribuire il gioco Genoa, Dragusin. Ancora lui a sinistra, si muove Musa, deve arretrare Gudmundsson, ma Malik Chao segue molto molto da vicino e su tutte le zolle Gudmundsson. Bani cerca il lancio tracciante in profondità, ma ci sono le manone di Maignan a recuperare tutto. Dopo Genoa Milan si concentrerà Maignan su Longslil, il sentitissimo derby del nord della Francia. Intervento su Musa. Addirittura la reprimenda no, io non ho chiesto nulla, vediamo qui, addirittura la reprimenda no, perché Dragusin si libera di Musa, lo spinge, cosa che non ci fa protestare per nulla, ma pensare che Musa abbia accentuato, Musa non ha chiesto niente, nella dinamica dell'azione è caduto la reprimenda dell'arbitro, forse poteva anche essere evitata, ma stiamo concentrati sulla partita. Ancora Malik che va a commettere fallo su Gudmundsson, non estrae il giallo l'arbitro, però invita alla calma Malik. L'inseguimento per tutto il campo di Gudmundsson non è una specialità nelle corde di Malik Chao, bisognerà naturalmente dosare e gestire tempi, interventi ed entità dei contrasti. Recupera Mike allarga verso Malik Chao, che ritrova un duello in velocità come quelli che aveva affrontato nella serata che non voglio ricordare, che ha aperto questa serie di partite del Milan, diciamo così, dopo la sosta nazionale di settembre, la prima, ecco, ci siamo capiti. Ciucu tocca in mezzo per Malik Chao. Genoa tutto lì, servito Reinders da Frendrup, centrocampo scandinavo per il Genoa, il norvegese Thursby in maglia 2, il danese Frendrup in maglia 32, Yassin Adli.
Le Flore, centrale la sua posizione in campo. Qui dobbiamo stare attenti a non perdere la palla perché il Genoa poi riparte. Malik. Malik cerca sempre il passaggio rasoterra in verticale appena possibile. Adli fa un bel cambio gioco. Pesca Reinders. Ancora Tigi, respinge il Genoa e d'altronde se cerchi di sfondare poi loro ripartono. Cafor fa una bella fase difensiva, bravissimo Noah su Sabelli, poi interviene con giusta scelta di tempo Malik Chao. Sabelli si era involato, Cafor ha fatto una bella fase difensiva. Sabelli è un giocatore di 30 anni, è stato un bel talento del calcio italiano nel Brescia, è stato compagno di squadra di Sandro Tonali nel Brescia, Sabelli. Indietro di Malinowski che parte molto basso, cerca Okafor di accorciare nel suo pressing, palla dietro a Martinez. Lo spagnolo studia la situazione, Jovic non è ancora riuscito a entrare nel flusso, nella circolazione offensiva nostra della palla. Ecco Gesiano Abs che tocca dietro, il surinamese, nazionale surinamese. Suriname ci riporta naturalmente a Gulli, da Zeedorf, a grandi della nostra storia. Attenzione, ecco qui è passato il Genoa, non c'è fallo da parte di Florenzi, dichiara di aver visto con il suo cenno l'arbitro Piccinini. Riparte il Milan, si arrabbia Gilardino, ecco Musa, tenuto largo da Dragusin. Poi prova a intervenire Reinders in mezzo a due. Genoa molto fisico, molto atletico. Tocco di Adli, palla che esce. La protesta furente del Gila. No, ha ragione l'arbitro, non c'è niente. È il giocatore del... Vasquez che si è attorcigliato a Florenzi, ha ammonito Gilardino. No Alberto, credimi Alberto, ha ragione l'arbitro. Florenzi è stato tenuto i piedi vicini, vediamo. È lui che si attorciglia, è Vasquez che cerca un po' le terre, si attorciglia lui. Florenzi non ha una posizione attiva, un ruolo attivo nella vicenda. Rimessa con le mani Genoa, sono molto sereno su questo episodio, però la partita è tosta e dura, esattamente come me l'aspettavo, come ce l'aspettavamo, forse anche un po' di più. Palla messa in mezzo dal Genoa, prova a inserirsi Musa ma è solo, trattenuto Gudmundsson, fallo di Musa che rischia il giallo e l'arbitro giustamente lo avvisa. Qui non era in ripartenza Gudmundsson. Musa accetta giustamente l'osservazione dell'arbitro. Bani, palla colpita di testa da Malik, ma attenzione ancora Vasquez molto offensivo, quindi difesa a 4 sì, ma si sgancia molto Vasquez. Attenzione al Genoa che va al cross, c'è la respinta, ancora il messicano De Winter, trova Dragusin. Il pubblico di Marassi sente che la propria squadra c'è, la carica. Dragusin serve Malinowski. Malinowski ha questa posizione molto bassa, laterale. Ce lo aspettavamo un po' dietro Gudmundsson. Prova a far partire il lancio Malinowski. C'è la deviazione dietro su Martinez. Viene palla a Genoa, si abbassa a sua volta Gudmundsson, ecco Malik Chao lo segue fin lì, Malik rischia il giallo a stretto giro perché la sua è una marcatura sistematica in tutte le zone del campo. Richiama qualcuno indietro il mister, giro palla Genoa.
Ancora Martinez. Colpo di testa di Aps, che sta già là, la fascia loro, Aps Vasquez, una buona fascia, vediamo se Ciucu e Florenzi organizzano una buona reattività. Malik, servito Tomori. Ci vorrà tanta pazienza, ci vorrà tanta lucidità per provare a venire a campo di questa partita. Eccolo Malik, tocco su Florenzi. Vediamo se Mina riesce ad aprire lo schieramento del Genoa. Ha provato a scattare Teo, ma Torsby lo ha subito seguito. Ciucuese, Ciucuese, bella palla per Teo. Florenzi, non riescono a metterla giù. Non riescono a metterla giù né Teo né Ale. E il Genoa mette palla fuori. Rimessa nostra. Alberto Gilardino, arrivato al Milan nell'estate del 2005, dato via dal Milan nell'estate del 2008. Teo. Alberto Gilardino è arrivato nel Milan post Istanbul ed è il giocatore che ha segnato l'ultimo gol contro il Manchester United, che ha definitivamente qualificato il Milan alla finale di Atene 2 anni dopo. Teo. Teo attaccato, c'è fallo di Teo, c'è fallo di Teo, bisogna stare attenti, Teo è diffidato, Teo ti prego, fallo di Teo su Sabelli. La gara è ruvida ragazzi, la gara è spigolosa, la gara è... Però è anche Sabelli che va contro Teo, eh? Della nostra panchina, Tommy forse ha colto questo aspetto. Calcio di punizione Genoa, la nostra curva. Curva Sud, Associazione Italiana Milan Club insieme. Lancio lungo Genoa. Thursby riesce a prenderla in mezzo a due. Non abbiamo messo tensione su questo contrasto aereo. Malik, Malik è tua. È nostra quindi. A terra Teo. A terra Teo. Fattore Mugugno, fattore protesta, fattore stadio. Marassi si fa sentire. Fallo di Thursby su Teo Hernandez. Thursby che aveva imparato la lingua genovese, l'aveva anche un po' sfoggiata sui social con la maglia della Sampdoria, da quest'estate al Genoa. Lui norvegese. Guarda lì. Partita non facile nel traffico per lui. Si è liberato Sammy Ciucuese, Sammy seguito da Vasquez, cambia idea, non è riuscito a trovare subito la palla dopo essersi girato Sammy, e allora va senza essere pretenzioso da Ciao e Teo. Digi, ancora Malik, Malik gioca ancora su Ciucuete, lo trova più alto, Sammy può mettere in mezzo questa palla, deviazione di Dragusin col braccio, il tiro di Florenzi, braccio attaccato al corpo, ripiegato, ma pur sempre braccio, mi è sembrato usato per deviare la palla. Questo è il tiro di Florenzi invece di controbalzo. Gestito in due tempi da Martinez. Ancora Malik su Gudmundsson, ecco questa è la giocata di Gudmundsson. Milan è riuscito con il lavoro ai fianchi di Adli e con il senso della posizione di Florenzi a fermare questo attacco. Ecco perché Ciao segue Gudmundsson in tutto il campo, perché quando prende palla Gudmundsson fa partire poi l'azione d'attacco del Genoa, quindi è un lavoro di spegnimento sul nascere quello che sta cercando di fare Malik, un po' rischioso però tatticamente comprensibile. Avete visto Gudmundsson qui ha tenuto palla sull'assalto di Malik e ha immediatamente fatto ripartire di prima, il Genoa ruota, scatta attorno a Gudmundsson, per questo Malik lo segue un po' in tutto il campo. Ancora Ciucuese, molto cercato da Malik, palla dentro, bella, bella di Ciucu per Musa, Musa arriva in area, la mette in mezzo, la parata, poi ancora Okafor, non c'è però Teo a ricevere il colpo di tacco del compagno, c'era fuori gioco, meno male. Meno male, avevo sentito un fischio.
vediamo. Sì, probabilmente Musa era in fuorigioco, quindi l'auspicio è che l'appuntamento col gol di Reinders, spessissimo rimandato in questa stagione, arrivi quando il gol potrà essere convalidato, non come in questo caso sarebbe stato annullato. Qui però abbiamo visto come il Milan può aggirare la difesa ancorché alta del Genoa. Gudmundsson per Dragusin, qui questione di poco, il fuorigioco di Musa c'era, però è un'idea allargarsi, anche se loro sono molto alti. Pressano Adrian Reinders, la palla resta fra i piedi di Martinez. Vediamo il portiere spagnolo del Genoa che calcia lungo, poi rintuzza Teo, se l'allunga Thursby, può recuperarla Musa, poi Tomori nel traffico, la portata col malleolo verso Haps. Musa l'ha rimessa un po' in discussione, ma l'abbiamo tenuta noi questa palla. Tomori, ecco Rinotti ragazzi, ancora in possesso palla, molto possesso palla Milan, ma il Genoa è lì. Dai ragazzi, Digi appoggio a Yassin, il mister lo chiama Yass, eccolo Ciucu, palla nostra, Adli servito giusto, l'allargo, un bel cambio gioco di Adli per Chukwueze che la mette giù, prova ad andare Sammy, Reinders, palla che resta lì, Chukwueze anticipato, non riusciamo a dare potenza, cattiveria, cinismo e veleno al tiro. Teo Hernandez, ancora ciao su Gudmundsson, attenzione, riparte Genoa, ho paura che venga ammonito Teo, riparte Genoa, cross della squadra rossoblu, la mette giù Chukwueze, poi Adli, riparte ancora Teo, paura che venga ammonito Teo, speriamo che l'arbitro si dimentichi, facendo di sì con la testa. Ha preannunciato il giallo a Teo. Teo salta Milan Juventus, ha già preannunciato con la sua mimica, visto che l'azione del Milan è sempre più lunga, l'arbitro ha già preannunciato a Teo l'ammonizione. Giocheremo Milan Juventus senza Teo Hernandez. La notizia non è di quelle fantastiche. Noi prima della sosta c'è sempre una squalifica eccellente, Tomori prima del derby, Teo prima della Juve, bene. Musa, servito Sammy, ancheggia e torna sui suoi passi, servito Florenzi, ancora Chukwueze prova ad andare ma allarga bene il piede Vasquez, poi si sono spenti per un attimo i riflettori, Malik Chao prosegue nella sua marcatura ossessiva, quando la fanno gli avversari dico anni 30, però qui ha delle funzioni tattiche precise, però insomma è una marcatura tutto campo alla Filippo Galli su Platini. E allora Musa messo giù, la palla esce, rimessa dal fondo e l'arbitro dà soddisfazione a tutto lo stadio ammonendo Teo Hernandez. Teo ha fatto due falli nella stessa azione, quadrato Musa. Dragusin continua a spingere, ha sempre il gomito sulla schiena di Musa, ma va sempre tutto bene. Ammonito Teo. Quando entri in diffida prima o poi la becchi. Ancora il Genoa che mette palla in mezzo, Florenzi, anche Florenzi viene ammonito per l'intervento su Haps. Abbiamo i due esterni difensivi ammoniti, Florenzi e Teo Hernandez. La partita non è semplice ragazzi, la partita non è semplice, tutt'altro.
stiamo per ripartire con la partita, con il calcio di punizione del Genoa. Sulla palla Malinovskyi, arretra tutto il Milan. Malinovskyi pronto a mettere in mezzo. Palla allontanata da Okafor, ma la riprende il Genoa, eravamo tutti molto bassi. Lavoriamo molto su Chukwueze, però Chukwueze non è riuscito a servire né Okafor né Jovic, per cui gli altri due attaccanti sono un po' tagliati fuori dal lavoro delle catene. Tocco all'indietro. Possesso palla Dragusin. Milan che aspetta, pescato Gudmundsson, questa volta inseguito da Adli. Gudmundsson dribbla, Gudmundsson ci porta un po' a spasso, poi riesce a servire Dragusin che avanza ad ampie falcate, esce Musa, attenzione Vasquez, c'è la deviazione di Chukwueze, calcio d'angolo a favore del Genoa. È un Genoa che apre il campo, è un Genoa tra le squadre più in forma del campionato, lo sapevamo. Noi siamo un po' poco elettrici, siamo fallosi, va dalla bandierina Gudmundsson, loro mi sembrano molto consapevoli di poter fare una buona partita, noi siamo un po' lì, siamo un po' così. Gudmundsson alza entrambe le braccia, palla tenuta bassa, schema del Genoa, bravissimo! Bravissimo Alessandro Florenzi qui a giocare d'anticipo, a leggere la situazione. Milan che torna su, Genova che si apre. De Winter, l'ex empolese, è attualmente giocatore della Juventus in prestito al Genoa, serve Frendrup. Genova che ha diverse assenze importanti, Reteghi, Loftus-Cheek, chiedo scusa, Loftus-Cheek è una nostra assenza, Reteghi, Badel, Strootman, anche noi abbiamo Loftus-Cheek, Krunic, Leao, Giroud, tutto quello che volete, Pulisic. Giro palla, Dragusin. Ancora il Genoa. Genoa abbassa i ritmi, poi cerca Gudmundsson, si abbassano sempre o Gudmundsson o Malinovskyi. Evidentemente mancando Badel e Strootman manca un po' di componente di tempi di gioco, mancano i metronomi alla squadra di Gilardino. Arriva Chukwueze, ma Vasquez vince il contrasto, avanza Vasquez, 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 il tiro murato, il tiro alto, gran lavoro di Ale Flore su Vasquez. Vasquez chiede scusa per non aver passato palla. Deviazioni di Florenzi e Ciao. Si carica Ale, Milan che sente l'impegno ravvicinato dopo un Genova mercoledì sabato, ma al di là di questo avremmo trovato difficoltà anche giocando la domenica, perché il Genoa in questo momento è molto forte. Malik, giro palla Teo, possente il collo di Marassi. Ecco Malik che va direttamente da Musa, questa volta Musa cerca di darla più alta a Chukwueze. Era una buona idea quella di Malik, una buona idea quella di Musa, però il passaggio non è andato a buon fine. Il mister chiama i ragazzi. Rimessa con le mani rosso-blu. Vasquez molto offensivo e molto propositivo. L'anno scorso a Cremona era difensore allo stato puro, non si muoveva dalla propria zona difensiva. Qui lo troviamo il giocatore costantemente proiettato in avanti. Malik Ciao a duello con Thursby. Malik, palla che carambola sulla schiena di Tomori. Genoa che cerca di caricarsi protestando in campo, cercando l'avallo del pubblico, l'inerzia del pubblico. Negli stadi Bolgia si sta, funziona anche un po' così. Molto vicino al campo Marassi.
Matteo prova a innescare Okafor, la palla passa, non rimane in campo, chiede la rimessa per il Milan, no Okafor, vediamo se è così. Stacco sulla curva del Genoa, la curva nord del Grifone, sì, rimessa nostra, non avevo visto il tocco del Genoa, ero in attesa anch'io. Adli dentro per Tigi, Tigi serve Malik, né Adli né Tigi riescono a essere, proprio perché è una partita ai vasi comunicanti, molto lunga, loro due fanno fatica a essere registi, ispiratori veri e propri. Adli, dicevamo dell'assenza di Badr Strootman per loro, ma anche per noi, per Adli e Henderson, una partita facile. Adli, l'allargo giusto per Sammy, il cross lungo, secondo palo, anticipato Jovic, TG Reinders, area di rigore, Teo, la palla esce, un tiro secco, dritto per dritto, Teo ha liberato la gamba come piace fare a lui. Vediamo dov'è finita. È finita fuori, però ci ha dato una bella emozione lungo il volo, questa palla è fuori, però insomma comunque un tentativo potente, forte di Teo Hernandez. Qui la palla scivola sotto la suola di Chukwueze, c'è la rimessa con le mani di Vasquez. Il messicano cerca i suoi compagni. Vasquez è tornato al Genoa perché lui è arrivato al Genoa nell'estate del 2021, poi dopo la retrocessione è passato del Genoa, è passato alla Cremonese, quest'anno è tornato in rossoblu. Jovic, vediamo, difende una palla. Jovic che era entrato benino col Verona, qui si fa fatica con i ritmi e la fisicità, la densità, il traffico che il Genoa mette sulla partita. Malik studia la situazione, appoggia, attento Yasin, c'è la pressione di Frendrup, poi ancora Malik, si muove Reinders, vediamo se Malik lo serve, no, andiamo da Florenzi. Qui abbiamo perso un tempo di gioco sul tentativo mancato, ciao Reinders, e abbiamo rischiato di trovarci un po' in un vicolo cieco, abbiamo cambiato fascia e tentativo, fascia e idea. Adesso siamo di là, Reinders scappa in avanti, Torsby per pressare, torniamo qui, Malik sterza e cerca Adli va da Reinders, siamo riusciti un po' a spostarci dalle ganasce genoane. Okafor la dà in mezzo per Adli se la aggiusta, dribbling, prova ad andare, allontana Genoa, palla ancora nostra. Milan che prova a passare con la tecnica, ma quella del Genoa è una difesa molto spessa che va sfondata probabilmente con altre caratteristiche. Bella palla per Okafor, una buona idea, troppo lunga sull'asse Florenzi Okafor. Tocca al portiere del Genoa a riprendere il gioco. Andiamo. Palla lunga di Martinez. Aveva pensato di andare al salto Tomori, poi ha visto che c'era Adli, ha lasciato il compagno, ancora Fick. Ha lavorato molto di più Malik Chao, seguendo per tutto il campo Gudmundsson rispetto a Tomori in questa partita. Tomori in effetti nella sua zona ha avuto poco lavoro da sbrogliare. Tigi vuole i movimenti, allora va orizzontale da Malik. Sammy cerca di andare, la rimessa in gioco del Genoa, ha cercato il dribbling troppo in alto. Vasquez tocca dentro, ancora per Gudmundsson che la scarica bene, non sbaglia una palla il giocatore del Genoa. Ecco Vasquez viene in mezzo, Vasquez fa da regista offensivo, pescato di Lassabelli, il cross, Tomori allontana di testa, ancora De Winter, palla servita dietro a Bani, l'ex Chievo ferma il pallone e lo appoggia a Dragusin, passa.
passa il Genoa fra le nostre linee, poi un tentativo irraggiungibile per Gudmundsson. Goran Pandev, ex Genoa e ex rivale del Milan in tanti derby. Marassi, presente a Marassi, idolo della tifoseria rossoblu. Florenzi. Florenzi avanza. Tomori cerca Adli. Adli voleva far passare la palla per Reinders, ma Reinders era marcatissimo. Teo Adli, molto importante fare i movimenti giusti, altrimenti finiamo qui nella circolazione lenta e nel Genoa che appena può riparte. Tomori. Tomori avrebbe bisogno di una spagliata, di un'idea, un guizzo, ma non è facile. Adli, Adli vede Teo, Adli imbucata per Musa, Musa per Jovic, Jovic libera Semmi, area di rigore, Semmi la mette in mezzo, Jovic, la palla non arriva a Musa, ecco che il Milan ci ha provato, eccolo, Tomori la sterzata giusta, Adli, Adli di là da Tigi, eccola, non perdiamo tempi di gioco, Tigi, 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 l'allargo giusto per Teo, il cross, anzi di Okafor, allontana Vasquez, solito di Vice Teo, ma il cross l'ha fatto Okafor, allontana il Genoa, Milan che ha provato a giocare, ad attaccare sopra ritmo, Malik Ciao, Adli, servito Florenzi, che allarga su Musa, 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 aspetta che arrivi Semmi, Musa va da solo, finisce a terra, qui c'è fallo da parte di Malinowski, protesta duro Musa, Malinowski sembra dire sì c'è fallo, va bene, non protestare, questa è la sensazione che ha dato il nazionale ucraino, ex Atalanta, giocava in una posizione molto più avanzata con Gasperini, Malinowski, Gasperini altro, allenatore molto caro al popolo genoano. Teo e Adli sulla palla, molto carico, molto reattivo Genoa, ci sono parlati molto Yas e Teo, tutti i 10 giocatori di movimento del Genoa in area. Adli, la palla è alta, è uno schema che non è riuscito perché qui si sono un po' disturbati secondo me Adli e Teo, Adli quindi sul disturbo non l'ha colpita bene, è arrivata la palla non lineare rasoterra ma un po' rimbalzante sui piedi di Florenzi e Florenzi l'ha alzata. Riscaldamento Genoa sotto la curva nord di Marassi, colpo di petto di Malik Ciao che viene superato, Gudmundsson, attenzione Milan deve scappare indietro, Gudmundsson, 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 vediamo se angolo, rimessa dal fondo, rimessa dal fondo, protesta Gudmundsson, aveva ragione Gudmundsson, mi è sembrato l'ultimo tocco di Musa, l'ultimo tocco di Musa. Alberto tiene la bocca chiusa, è stato ammonito, palla lunga di Adli a cercare Teo, Teo prova lo scatto, Teo vuole tenerla in campo, Teo no, 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 impossibile da raggiungere questa palla, ancora il Genoa. Teo Hernandez aveva già saltato una partita in questo campionato contro il Verona San Siro 1-0, Milan che giocò a 3. E adesso c'è il tocco su Malinowski. Molto alto, sempre molto alto Vasquez.
molto impegnato anche nella transizione difensiva, Chukwueze su Vasquez, Martinez, Gudmundsson, fallo da parte nostra, interviene il direttore di gara, siete in due, dice l'arbitro Piccinini, andato sulla palla Dri, questo onestamente non era fallo, andato nettamente sulla palla e per questo che ha protestato, in due, certo siete in due, poi Reinders è andato contro Adli, ha fatto male ad Adli, non in due sull'avversario. Comunque calcio di punizione battuto, attenzione possesso palla Genoa, la tiene Dragusin, Vasquez allarga verso Aps, Aps salta Florenzi, area di rigore, cross di Malinowski, molto lungo, non può tenerlo in campo minimamente Sabelli. Malinowski ha dosato male, ha dato troppo calcio a quel pallone lì e allora la rimessa in gioco con le mani è nostra, con Teo Hernandez. Pronto a servire i suoi, Milan è arrivato in aereo a Genova per risparmiare qualcosa in termini di viaggio e guadagnare qualche mezz'ora di riposo rispetto al trasferimento in treno in Pullman. Quando si hanno così poche ore tra una partita e l'altra si lavora anche sui dettagli, sui particolari, palla lunga di Tomori, respinge il Genoa, Adli anticipato, poi la mette giù Fick, Fick la toglie da Thursby, voleva innescare subito Teo, ancora gioca Thursby, gioca Reinders, la porta di qua Florenzi, ogni contrasto si è praticamente in attesa della reazione del popolo genoano. Tomori, Adli l'allarga bene per Okafor, posizione regolare, vediamo se Noah se ne va, eccolo Okafor, palla dietro Adli, cross, pollo allontanato verso il proprio portiere da De Winter, voleva fare probabilmente un'altra cosa, un po' svirgolato la palla De Winter, però Martinez ci è arrivato. La sensazione è che noi potessimo fare qualche tiro in più verso la porta del Genoa in questo primo tempo, ma tendiamo a liftare il nostro difetto, abbiamo in campo dei ricamatori. Qui Teo non è riuscito a conservare il possesso palla, bravo Fick. Abbiamo dei ricamatori, dei liftatori, non abbiamo dei picchiatori della palla e quindi si cerca il passaggio in più piuttosto che il tiro. Però quando c'è traffico, un tiro può sempre andare a buon fine. Tigi, è già in movimento Okafor. No, non c'è. Forse chiede una deviazione Musa, c'è stata la deviazione da parte di De Winter. L'arbitro la mima sulla parte esterna della caviglia destra. Andiamo. Non si vede, quindi il tocco con chiarezza non si vede. In ogni caso calcio d'angolo a favore nostro. Va dalla bandierina Alessandro Florenzi. Pronto a mettere in mezzo. Eccolo Ale, traffico nell'area piccola, non solo in area, nell'area piccola. Florenzi, palla che gira dentro, superato Martinez, la recupera Okafor, è riuscito a smanacciare il portiere spagnolo del Genoa. Okafor torna da Chukwueze dialoga con Adli lavora di suola, poi prova a liberarsi dell'avversario. Adli, c'è la deviazione da parte di Sabelli su Aps, attaccato da Okafor. E poi il controllo di Musa, molto bello il disimpegno di Yunus. Non c'è nessun, no, non è fuori Alberto, non è fuori. Giro palla Genoa. Adli, tiene palla il Milan, prova a inserirsi. Vediamo Jovic messo giù, c'è fallo, porta a casa un fallo Luca che batte immediatamente la punizione che pesca Chukwueze, fuori gioco, abbiamo battuto la punizione in maniera intempestiva. L'assistente Di Berti ha segnalato fuori gioco. In effetti
potevamo anche attendere qualche attimo. In ogni caso ci ha provato Luca, era in fuorigioco Sammy, recupera palla il Genoa verso Thursby. Thursby anca con Tomori, lascia che esca il pallone Maignan. Thursby va a toccare il nostro portiere, Tomori dice ma è il caso? Caricati, un po' gasati dal proprio pubblico, i giocatori del Genoa osano anche cose, sarebbe meglio evitare, anche se per la verità, ecco, ha provato a mettere il suo, la sua gamba attorno a quella di Maignan Thursby, era un tentativo destinato a non dare frutti. Maignan, presidente del Genoa, Zangrillo, avanza Mike. Mike si appoggia a Malik, Malik la mette in mezzo al campo, Reinders non era facile sulla pressione di Frendrup, bravo ad aprire il piattone per Tomori. Ecco Fick che vuole che Teo vada su, eccolo Fick, Fick in buca dove c'è Jovic, Jovic che sta venendo un po' indietro a giocare qualche pallone, eccolo Luca che però non ha compagni liberi da servire in profondità. Sammy Chukwueze ha circumnavigato l'area di rigore del Genoa. Musa riesce a conservare il possesso palla, Yunus, Malinowski, Malinowski, Yunus a terra, fischia l'arbitro Piccinini, rimessa dal fondo Genoa, che è un po' compensato la cosa di prima. Qui secondo me la tocca un po' Malinowski, comunque sia, rimessa dal fondo Genoa. Riga molto tattica, non bella, poco spettacolare, con poche occasioni. Salta Teoteo, qui non trova il pallone. Malik, rimessa nostra con le mani. Gran lavoro di Malik su Gudmundsson. Tomori, all'inizio è stato un po' dura a prendere le misure, poi migliorato. Cammin facendo il rendimento nell'uno contro uno di Malik, avanza Alessandro, Alessandro fa il cambio gioco, De Winter superato la traiettoria, la mette giù bene Okafor, Okafor contro De Winter, subito raddoppiato Noah, Okafor, Okafor in mezzo, mette questa palla, allontana il Genoa, ancora il colpo di testa ma era nostra, ancora Tomori, prova a inserirsi Sammy, la deviazione genoana, rimessa nostra, dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Ecco il mister con la palla che arriva dalle parti di Florenzi, Adli, Adli, Adli voleva tirarla subito su, Adli, Adli, si muove fra le linee Reinders ma viene servito Tomori, vediamo se c'è recupero, Adli, un calcio piuttosto prevedibile, appena ci proviamo, vedete, la palla finisce fra stinchi e ginocchia genoani. E allora Malik ancora per Alessandro Florenzi, che viene in mezzo a giocare, a servire Tomori, quindi Reinders, Tigi prova ad andare di gamba, servito Adli, Adli, Genoa tutto in fase d'attesa, noi in fase di lentezza. Teo, Teo prova ad accelerare, Teo, Teo dentro, bella Jovic, l'allargo, Okafor, il tiro, Chukwueze! La palla sfila via, lui ha provato a mettere il sinistro, una palla che è ballonzolata via. Vedete che se Teo cerca di combinare qualcosa, qui era difficile da prendere. Okafor, abbiamo giocato molto su Chukwueze per una buona mezz'ora del primo tempo, le ultime fasi della prima frazione di gioco le abbiamo giocate su Okafor, qualcosa Noah ha provato a costruire, 0-0. Pulisic e Leao al posto di Sammy Chukwueze e Noah Okafor. Inizia la ripresa Genova-Marassi, subito in avanti, il Genoa non fa il passaggio indietro ma cerca subito Sabelli sulla fascia, poi esce dai blocchi Malik Chao che va a duello con Thursby,
rimessa con le mani genuana, raccoglie Frendrup, sempre Jovic in mezzo al campo, Thorsby attaccato da Malik che esce molto dalle sue stanze in questa partita, l'abbiamo già visto nel primo tempo. Qui trattenuto per la maglia Thorsby. L'augurio è che Jovic possa beneficiare di qualche assist di Pulisic o Rafa e possa dialogare con loro per migliorare la cifra della sua prestazione. Giro palla Genoa. Bello il tocco per Gudmundsson, Gudmundsson vola Tomori. Poi è bravissimo Pulisic a fare lavoro difensivo. Gran lavoro difensivo di Pulisic che manda Musa di là, attenzione Gudmundsson ancora. Il Genoa, c'è un inserimento di Malinovskyi, Abs allarga di là, non c'è fuorigioco e c'è fallo su Vasquez da parte di Musa che viene anche ammonito. Loro quando attaccano lo fanno bene, lo fanno più cattivi, più liberi di testa, meno trattenuti di noi. Ammonito Yunus Musa. Calcio di punizione a distanza ravvicinata per il Genoa. Concentrati Tomori, Musa, dai ragazzi, grande traffico nell'area piccola come c'era sul nostro calcio d'angolo a fine primo tempo. Gudmundsson sulla palla, attenzione Mike. Barriera Rafa Pulisic. Attenzione Gudmundsson, stiamo elettrici, stiamo reattivi ragazzi, vi prego, alza entrambe le braccia Gudmundsson, palla deviata, a terra Thorsby, fischiato un fallo contro Thorsby. Andiamo. Contatto Musa Thorsby, in effetti un po' Thorsby che sembra andare verso Musa. C'è un check. Si gioca. La sensazione che si giochi. Malik. Però noi soffriamo i loro attacchi, loro soffrono relativamente i nostri, noi soffriamo i loro attacchi. Siamo un po' bloccati, un po' incartati, un po' inibiti, un po' trattenuti, un po' inespressi in questa partita fino a questo momento. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Musa, palla dietro, Tomori, Tomori vede Adli, quindi Malik, Tomori. Tomori fa girare palla dall'altra parte, bene per Pulisic che si accentra, vuole un compagno. Pulisic prova a velocizzare le nostre cose offensive, poi c'è il tocco dietro, fa fatica ma la tiene in campo Ale, va bene. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi, ecco Teo. Teo vede Rafa, non gli serve subito la palla e la difesa del Genoa si alza. Digi prova anche lui a avvolgere, a circumnavigare Adli. Adli dentro per Musa, attenzione ragazzi a venire incontro con l'uomo alle spalle perché poi perdiamo palla e Genoa riparte. Florenzi, bella palla, colpo di testa Genoa ad anticipare Reinders, va Leao, Leao serve Teo, ancora il Milan che insiste dalle parti di Rafa, Rafa prova a controllare palla, prova a liberarsi, Rafa per Adli, c'è Pulisic di là, cambio gioco, lunga, è lunga, è lunga, questa è lunga, ci ha provato Yass, va bene, quadrato Thorsby, tocca adesso al Genoa ripartire,
sullo 0-0 di Marassi, con il Milan che deve ancora dare segnali di una partita importante. Senza giocate importanti da questo stadio non se ne esce. Si toccano Raffa e De Winter, interviene il quarto uomo Airoldi, tocchettino di Raffa, attenzione Florenzi, fa la diagonale difensiva, attento Flore che c'è Abs alle spalle, bello il lavoro di Florenzi per Adli, Adli stretto a Tenaglia, perde una palla pericolosissima Malinowski, pescato bene da Florenzi, Adli però poi è finito inghiottito dalla triplice marcatura degli avversari. Florenzi bravissimo ancora per Jovic, Jovic fa salire Ale Flore che se l'allunga, prova Jovic a tenerla viva ma è in vantaggio Banni. Partita molto sincopata, molto frastagliata. Thorsby è un Genoa che non avanza, mareggiate a ondate, ma molto, l'aveva detto Girardino, molto compatto. Questa è una bella azione loro, Tomori su Gudmundsson. Tomori, bravissimo, Oluva Picayomi, Oluva da Milola, Tomori. Gila chiede alcune cose ai suoi giocatori. Maignan mette palla sul limite dell'area piccola. Eccolo Mike. Chiaro che molti nostri tifosi staranno pensando giustamente dal loro punto di vista, è una grande occasione di classifica, ma ragazzi noi abbiamo appena finito a Dortmund e giochiamo contro una squadra tostissima, tostissimo il Genoa. Adli, ti prego Yas, attenzione a quella palla. Non siamo riusciti a ripartire, torniamo da Mike. Malik, Teo, aspettato da Sabelli. Milan che la tiene lì. Si allarga Tomori. Non abbiamo la sensazione di essere in grado di partire bene. Musa la aspetta questa palla e la perde Dragusin. Più reattivo, fallo da dietro di Musa. Capitan Pulisic, suo capitano nella nazionale USA, lo invita a stare calmo. Molto carico di minuti, Musa è già stato ammonito. Stare calmi. Attenzione. Reinders pressa gli avversari. Palla che torna indietro a Martinez, quindi ancora Banni. De Winter guardato a vista da Leao, ma anche Genoa torna sul suo portiere, anche Genoa fa lo stesso ragionamento del Milan, calma. Vediamo la palla giusta al momento giusto, ecco che è arrivato Gudmundsson, ecco Dragusin, si abbassa ulteriormente Gudmundsson, adesso è Tomori che lo segue, è Tomori che segue l'11 del Genoa, mentre a inizio primo tempo questo lavoro lo aveva fatto Malik. Ancora Martinez che pesca nuovamente Gudmundsson, gli porta via palla Adli. Vediamo se il Milan riesce a sfruttare la circostanza a ripartire, ma il Genoa si sparpaglia subito nel suo pressing, si sono separati i giocatori di Girardino che erano vicini per andare a pressare e andare a ostruire la linea di passaggio su diversi nostri giocatori. Vediamo Adli. Adli fa il tocco ravvicinato per Tomori. Siamo obiettivamente un po' lenti di giocata, un po' lenti di ritmo, non soltanto nella corsa ma anche nella testa, nella giocata, nell'intenzione. Eccolo Pulisic, aspettato da due giocatori del Genoa, ancora Milan, Florenzi, avanti piano ma avanti, Malik vicino a Reinders che scambia con Tomori, Milan che resta da Malik. Molto possesso palla ma fine a se stesso, guardate come si alza la difesa del Genoa. Tomori dentro per Teo, Teo prova a servire Jovic, Jovic la mette giù, prova a liberarsi, Jovic, Reinders, 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 colpo di testa e esce Martinez.
giocata ad alto coefficiente di difficoltà, quella di Reinders, ma ci ha provato Tigi. Quadrato Dragusin. 10 minuti nel secondo tempo a Genova Marassi, sempre 0-0. Possesso palla Martinez. Tocco su Bani. Bani cerca i compagni, è andato al balzo Teo Hernandez, ma la palla schizza verso Sabelli. Sabelli contro Malik, bravissimo Malik, poi in copertura Yassin. E quindi buon recupero palla del Milan, pulito, lucido, preciso, andiamo avanti. Tomori cercato subito Adli, c'è un po' di campo attorno ad Adli, vediamo se Yas ne approfitta. Sì, avanza Yas, vuole la palla Christian Pulisic, non siamo riusciti a dargliela. Yassin chiede scusa, abbiamo rallentato troppo, abbiamo perso diversi tempi di gioco e questo ha reso affannoso il nostro passaggio, tanto che Adli lo ha sbagliato. Ma riparte ancora il Milan con Florenzi, servito Malik, servito Teo, ancora il Milan con Tomori che vede Pulisic. Dobbiamo muoverci e smarcarci bene. Adli non riesce a raggiungere Leao, ma la palla è ancora di là. Teo su Rafa gli dà una bella palla in mezzo a TG Reinders, il tiro murato, deviazione, palla calciata fuori da Alessandro Florenzi. Milan che ha delle accelerazioni, dei sussulti che passano spesso da TG Reinders, qui la deviazione di Bani e poi calcia dritto per dritto Florenzi, palla di controbalzo, un po' come lontana dalla porta come ha fatto nel primo tempo al volo Teo Hernandez. Quadrato Ale, tocca al Genoa ripartire, attenzione, la palla resta lì di testa, deviazione e rilancio. Parte del Genoa, Milan qui aveva pareggiato nel 20-21 2-2, primo gol di Kalulu, allontana Bani, prova a inserirsi ancora Jovic che perde questa palla. Reinders la recupera alla grande, gran lavoro di Tigi. Milan che prova a prendere davvero il sopravvento della partita, vediamo se è così, vediamo se ci riusciamo. Adli, buon cambio gioco su Pulisic che prova a pescare Musa in vantaggio, Malinowski che non la lascia uscire, prova a giocarla e sbaglia perché alla fine torna su Adli la mette in mezzo, Adli, il cross è molto alto, molto lungo, Reinders la rimette in mezzo, allontana il Genoa. È sembrata per qualche attimo la stessa azione del gol di Giroud a Bologna, poi aspetta Teo che Sabelli la tocca con la tocchi col petto, no Teo, è loro Teo. Teo ha aspettato che Sabelli la toccasse col petto per frapporsi, aveva fatto tutto bene, poi sulla gestione del pallone si è incartato e l'ultimo tocco è stato suo. Sembrava prima l'azione col cross lungo per Reinders del gol di Giroud a Bologna, invece non è andata così. De Winter pronto a mettere in mezzo, continua Genoa, recupera Adli, si rialza Sabelli, buon lavoro su Thursby. Milan in crescita, ma la vera grande occasione da rete ancora non c'è, poi se vogliamo andare per le vie brevi e segnare senza avere la grande vera occasione ancora meglio, ma seguiamo i ragazzi nel loro tentativo. Jovic, palla dietro, si arrabbia Malik, ancora Teo, si muove Jovic, Teo torna da Malik rote al pugno, grande personalità. Tomori, Genoa segue non soltanto i nostri passaggi ma anche tutti i nostri movimenti per il possibile passaggio in profondità. Adli, vedete, ci ha fatto male indietro Genoa, Malik, vediamo se nel vaso comunicante riusciamo a trovare la pescata giusta. Reinders prova a prendere in mano le redini lui, servito Ale, ancora il Milan con Tomori, l'appoggio a Malik,
tutto molto lento. Giro palla, viene in mezzo Christian Pulisic, Malik pesca Theo Hernandez che torna indietro, però un'azione lunghissima ma tutta lì, senza progressioni, senza guadagnare metri. Tomori prova su Leao, ma la rimbalza su di lui, va Pulisic, è stato sul punto di recuperare palla come col Verona ma non c'è riuscito. Pulisic pressa ancora, Pulisic sul suo avversario Vasquez, duello tra un nazionale statunitense e un nazionale messicano. Adli era sua ma non è riuscito a servirla bene, è uscito bene il Genoa ancora con Vasquez che sta giocando una grande partita. Vasquez fa giocate tecniche importanti proprio da costruttore di gioco, da ala più che da difensore. Attenzione, il cross alle Flore col petto, la da Maignan, vediamo se riusciamo ad andare veloci. Eccolo Christian Pulisic, c'è Teo che si muove, Rafa, Milan che arriva, Rafa, se l'allunga e non tiriamo! Noi cerchiamo sempre il tocco in più, noi liberarci al tiro, una nenia, ma anche nel primo tempo, e non è un problema evidentemente solo di Rafa. Fallo di Adli, sbaglia il Genoa, calcio di punizione, regola il vantaggio, ammonito Adli. Tutto questo ci dice che non è una, siamo in cattiva serata, perché contropiede nostro, Rafa in possesso, non tiriamo, perdiamo palla, contropiede loro, giallo per noi. Se la volta che abbiamo palla ci incartiamo, non tiriamo e loro ripartono, diventa dura trovare soluzioni per provare a passare in vantaggio. Poi bisogna sempre guardarsi le spalle dalle loro ripartenze e dai loro tentativi. Mister Pioli parla con Calabria e Giroud. Andiamo, calcio di punizione battuto dal Genoa. Attenzione Gudmundsson, palla dentro, colpo di testa da parte di De Winter, la palla esce, De Winter è riuscito a saltare sopra Teo, pronto a entrare Olivier Giroud. Ecco Adli, abbiamo in campo tanti ammoniti, Florenzi, Teo, Musa, Adli, 4 gialli, adesso ne uscirà uno, probabilmente uscirà Florenzi, probabilmente uscirà anche Jovic. Giro palla Milan, ancora Teo, Malik cerca Reinders e lo trova, Leao si è accentrato, ancora Reinders, noi però andiamo molto a tocchettini. Tomori, palla messa in mezzo, allontana Genoa, Teo, andiamo, Jovic si muove ma Teo preferisce andare ancora sulla fascia da Tigi dentro, spostato Musa e non c'è fallo, però ragazzi gli ha dato una spada a Adli, ti prego, sei stato ammonito. Palla lunga del Genoa, Florenzi contro Aps, bravissimo Alle Flore, basket, grandissimo Alle Flore, chirurgico preciso Alle Flore, ad alto tasso di difficoltà questa azione, riparti a noi Musa, dai ragazzi andiamo, dai che c'è un po' di campo, dai! Musa, Florenzi ha fatto tutto il campo, generosissimo, splendido Ale, cross, prova ad andare Leao di testa, la grande parata e la grande occasione nostra, Rafa Leao di testa, la deviazione in angolo di Martinez. Strepitoso Florenzi, salva e rilancia e poi prova anche a fare l'assist e l'ha salvata Martinez. Dragusin si è accorto della difficoltà della parata del suo portiere. Calcio d'angolo nostro favore, prima vera grande occasione nostra,
Florenzi ha cercato questo scatto a tutto campo, sapendo che stava anche per uscire al suo ultimo sforzo di un'ottima partita alle Flore. Ecco Giroud e Calabria. Adli e Florenzi. Vediamo come ci mettiamo. Potremmo anche metterci a tre, no? C'è Cala. È probabile che Pulisic... No, dovremmo giocare... Jovic resta in campo insieme a Giroud. Magari Jovic un po' sotto punta. Toglie due ammoniti il mister. Calcio d'angolo Milan. Reinders la mette in mezzo, allontana il Genoa. Arriva di testa Calabria. Anticipato Reinders, va Musa. Bravissimo Yunus. C'era un fuorigioco da parte nostra, quindi si dovrebbe ripartire con un calcio di punizione a favore del Genoa. 3 più 2 dice Calabria ai compagni. Sì, Pulisic arretra un po'. Esce Ale, che ha fatto una grande partita a Florenzi. Deve fare due cambi anche il Genoa. Entra Ekuban, maglia 18, al posto di Sabelli, ed entra Kutlu al posto di Malinowski. Quindi Kutlu al posto di Malinowski e Kuban al posto di Sabelli sono i primi cambi del Genoa. Ne abbiamo inserito Calabria, Giroud, Leao e Pulisic. Si rimane un po' sotto punta Jovic, si abbassano un filo Pulisic e Leao. Lancio lungo di Martinez, colpo di testa di Malik Chao. Rafa va a lottare con De Winter, la palla esce, rimessa con le mani loro. Musa che va a prendere geograficamente il posto di, attenzione, tentativo Genoa, Reinders bravo su Rafa. Rafa prova ad allungare ma recupera il Genoa. Poi a portare su palla ci penserà probabilmente anche un po' Calabria. Deve andare Musa, palla messa in mezzo, il tiro murato da Reinders, poi Rafa allontana, va al salto Pulisic che lotta duro. Pulisic trattenuto e c'è il primo giallo del Genoa, De Winter. Primo giallo Genoa, eravamo in campo poco fa con 4 gialli noi e 0 loro, adesso 2 noi per le uscite di Adri e Florenzi e 1 loro De Winter. Calcio di punizione battuto dal Milan, Teo si appoggia a Rafa. Andiamo il giro palla di là per Calabria. Calabria serve Pulisic, Pulisic atteso da Haps. Ancora Milan pronto a ripartire, però con questa azione, con tutto il genere di torinia della palla, difficile far succedere qualcosa. Pulisic cerca il duello con Haps. Pulisic, i fischi del pubblico di casa. Pulisic fa una buona cosa. Calabria la mette in mezzo, palla in aria, Giroud. Palla esce, Giroud ha provato a andarci,
rimasto in campo Jovic. Abbiamo Martinez. Palla lunga del Genoa. Va al salto Malik. La rimessa con le mani è loro, ma ha finito per prendere un colpo sul volto Teo, non escluderei proprio da Malik, vediamo. Forse così. Gran tifo, gran clima. Questo è il fallo da giallo di De Winter su Pulisic. Colpo di testa, attenzione, Thursby. Thursby attaccato da Teo, De Winter torna indietro, pressato da Reinders, Frendrup con Jovic. Jovic rincorre fin su Martinez. Dai Luca, dai, vai a disturbare Luca. Palla messa lì, prova a inserirsi Reinders, la porta via. Ma non riesce a servire Jovic, chiede scusa Martinez. Giro palla Genoa, ancora il lancio lungo dei rossoblù su Ekuban, la tiene in campo Ekuban contro Tomori. Tomori lo aspetta, Ekuban serve Aps. Ancora i genuani, bravo Davide che la porta su, fa correre Reinders la controlla, avanza Tigi, finisce a terra. Chiede il fallo, lascia correre l'arbitro Piccinini, palla Gudmundsson. L'immagine non è stata chiara, era una palla nostra, a un certo punto è successo di tutto con Reinders a terra, abbiamo perso di vista la palla, l'ha recuperata loro, Kutlu fa salire Vasquez, pressa dietro Giroud, attenzione, il cross del Genoa, Teo insegue la palla, controllata da De Winter ancora. De Winter dentro per Gudmundsson, inseguito da Pulisic. Anche gli attaccanti fanno molta fase difensiva, Malik non riesce a colpirla al meglio. E allora De Winter, è uscita questa palla, no? Che poi tutto si tramuta in una rimessa laterale a loro favore. Decisione dell'assistente Liberti. Quadrato De Winter, rimessa con le mani del 4 del Genoa, attenzione a Gudmundsson, si è arrabbiato col compagno dice cosa posso fare, attenzione, via la palla Jovic, Rafa, escono bene i nostri, Rafa fa un buon lavoro, Pulisic è già di corsa, Rafa in mezzo al campo per Jovic la fa carambolare verso Pulisic vince il duello, Pulisic dentro per Rafa, re di rigore Rafa finisce a terra, Rafa finito a terra, la vorrei rivedere questa azione, mette fuori il pallone De Winter. Haps a terra, prima anca contro anca con Pulisic, si gioca, qui va bene lasciar giocare. Era in vantaggio Pulisic, si è preso un colpo al volto, allora no, però da questa immagine non si vede. Qui la caduta di Leao. Milan che deve restituire palla a Genoa. Si gioca. Giroud va da Martinez. Sono questi i tentativi nostri, ripartire in velocità, perché se attacchiamo a difesa loro schierata non c'è modo per noi di stasera di avere la meglio. Invece su queste ripartenze fluide, su queste scivolate in avanti, abbiamo avuto prima il colpo di testa di Leao, la parata di Martinez, e adesso questo contrasto. Chiedeva al Mani Tomori, rimessa con le mani loro, chiedeva al Mani di Ekuban Tomori,
palla lasciata De Winter. Avete visto come sono andati lenti Gudmundsson e De Winter? Spero sia un po' un segnale di stanchezza da parte loro, ma anche noi non scherziamo con la stanchezza. Hanno appena finito di giocare una partita di Champions League. Gudmundsson, attenzione, Dragusin inseguito da Jovic. Dragusin, la deviazione, no! Mamma mia! Cosa ha preso Mike? Stava diventando la più beffarda delle autoreti. Mike è riuscito, gattando, smanacciando, gattonando, a deviarla con l'altra mano. Mike si è inventato l'ultima deviazione. Vedi, l'altra mano con la punta delle dita. Mike, palla stava entrando. Calcio d'angolo per loro. Guarda la bandierina Genoa. Contrasto Calabria De Winter, interviene l'arbitro Piccinini. Se ne mette un po' avanti Gudmundsson. Viene dietro Livia ad aiutare. Cross di Gudmundsson, colpo di testa di Tomori. Chiede la rimessa per sé in Milan, ma l'assistente Liberti ha la bandierina costantemente girata di là. Va ancora De Winter che ha la rimessa lunga, anzi no, Dragusin. No, Dragusin va a parlare con De Winter, in due sulla palla. È Dragusin che vuol fare la rimessa lunga, una specie di calcio d'angolo con le mani. Andiamo, stiamo attenti ragazzi, attenzione Gudmundsson. Gudmundsson la gioca, la mette in mezzo, il colpo di testa di Ekuban con la palla che finisce alta e fuori. Vediamo, palla di Gudmundsson, colpo di testa di Ekuban, l'ha presa lui. Dopo il colpo di testa, il tocco è arrivato, il tocco di Maignan. Milan che riparte con Calabria, con Musa. Reinders torna su il Milan. Teo con Rafa, eccoli, provano a concertare qualcosa, ma torniamo indietro. Ancora Teo, Reinders allarga di qua su Musa, quindi Calabria accenna lo scatto, poi si ferma e va a ricevere Pulisic. Viene avanti Pulisic, poi Tomori ha perso un tempo di gioco, ma va bene, palla nostra, Yunus fra le linee, Yunus, la palla gli resta sotto. Anche quella è la frazione di secondo persa che ci toglie quel filo di imprevedibilità in più. Yunus era scattato alle spalle della difesa genovana, Calabria, ma Milan va di là. Teo, Rafa, Reinders, marcatura preventiva azzeccata da parte del Genoa. Calabria, il cross, Jovic, la deviazione del Genoa. Abs chiuso da Pulisic, rimessa dal fondo per loro. Una bella girata Jovic, palla colpito un po' le vertebre di Bani. Provato Jovic, Andre Silva nel 2018 aveva segnato all'ultimo minuto di recupero. Adesso tocca al Genoa riprendere il gioco con Martinez. Va col gambone Tomori, va Musa di testa. Rilancia il Genoa, attenzione Davidino, bello stacco di Davide, la palla rimbalza giù, Giroud, colpito Olivier da Vasquez, calcio di punizione nostro in questo finale di gara. Messo giù Giroud. Ancora il Milan con Teo. Servito Malik,
Malik nello spazio per Teo, colpo di tacco, Jovic prova a uscire, Jovic bella, Rafa la mette in mezzo, palla deviata, Jovic, tiro, Jovic resta lì, palla deviata ancora dal Genoa, Leao, Milan che vuole essere per fallo di Torpi su Rafa, netto, no cos'è, fallo di Leao, non ci credo, ma ha preso fallo Leao, non ci credo, qui rivediamo, un po' di tocchi e poi Dragusin che devia la conclusione di Pulisic. Rafa probabilmente era in fuorigioco perché aveva subito fallo da Thursby. Rimessa lunga di Martinez. Si gioca, sono stati un po' di controlli. Va Martinez. Palla che vede al salto Thursby e Malik, poi ancora Teo. Malik la gira di qua, la mette fuori Genoa con Dragusin, rimessa nostra, carica, molla e carica pallettoni ragazzi, Pioli. Eccolo Teo per Malik. Ancora Tomori che allarga di là su Calabria. Viene anche con due punte pure, due centravanti, Jovic e Giroud. Cerca un po' di più l'area di rigore. Jovic ha fatto una girata, poco fa Pulisic ha provato a cercare l'angolo giusto, scatta Giroud, palla di Cala per Musa, ancora possesso nostro, lungo, reiterato viene da dire, Musa no, ha chiesto troppo alla sua traiettoria, il Genoa però non è ripartito, andiamo avanti ancora noi con Christian Pulisic, servito da Cala Calabria continua la sua corsa, bella palla su Cala la rivuole, bravo Gudmundsson anche nella fase difensiva, poi la mette fuori il Genoa sulla pressione di Pulisic, bravissimo Christian, rimessa con le mani nostra, dai ragazzi, siamo vicini alla squadra nel tentativo di far succedere qualcosa in questo finale di partita. Reinders va nello spazio, Rafa, ecco Rafa la mette in mezzo, Rafa palla al limite, Calabria tiro alto, non è riuscito a tenerla giù, ah! Sempre 0-0. Quadrato Ekuban. Va adesso a rimettere il pallone in gioco Martinez. Con lancio lungo. Salta De Winter. Ancora De Winter. Deviazione di Leao. Mi sembrava in effetti rimessa loro, attenzione ragazzi, stiamo addosso alla partita, indica movimenti Genoa, poi colpo di testa, palla, ha indicato movimenti Dragusin, poi salta bene Malik, poi viene via Musa, ecco Yunus, però non trova compagni, non trova profondità. Non è riuscito a servire sullo scatto Pulisic, che allora proviamo ad andare. Teo per Reinders, che tesse sempre la sua tela, sempre in campo, moto per Pegotigi. E ancora Malik, Rafa, due ad aspettarlo. Palla dentro, Tigi, Rafa. Giocate difficili, ma qualcosa di oltre la media bisogna pur cercarlo. Bella palla per Pulisic, che peccato. Bella la verticale Calabria-Pulisic, ma Pulisic non la prende, la sfiora e basta. Stanchissimo Alessandro Florenzi,
dopo l'ultimo scorcio di Dortmund, dopo tanta partita qui a tutto campo. Preziosissimo Flore. Rimessa in gioco di Martinez per il Genoa. Ancora 5 minuti scarsi più recupero. Va Martinez. Viene ammonito il portiere del Genoa per aver perso, secondo l'arbitro Piccinini, un po' di tempo. E già che ce n'è, già che ce ne perde ancora un po'. Lancio lungo. Colpito il pallone da Tomori. Insiste Cutlu, deviazione di Calabria. Va a pressare la nostra squadra. Poi Tomori, poi Gudmundsson, subisce fallo Musa. E allora prova ad andare nello spazio Rafa Leão. Rafa Leão servito bene, area di rigore Rafa, scivola un difensore del Genoa. Rafa, non riusciamo a colpirla di testa noi. L'aveva piazzata. Rafa, Pulisic. Viene avanti Pulisic, servito Calabria che allarga bene di prima il gioco su Musa. Musa prepara il cross, bella palla. Gol! Ha segnato Christian Pulisic! USA! Come on, baby! Come on, baby! Come on, baby! Yes, we can! Yes, we did! Yes, we all! Yes, yes, yes! USA! 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 Musa e Pulisic! You both! Yunus e Pulisic, yes! The captain of the USA national team! Pulisic la butta dentro! Va a scaldarsi Tommy Pobega. Tommy, vieni in mezzo al campo. Tommy Pobega. Gran lavoro di Pulisic. E gol. Colpetto Christian Pulisic. E poi la gira giusta. C'è il braccio, no, c'è il braccio. Paura del braccio. Adesso paura del braccio, abbiamo esultato per niente. Ho paura del braccio. Speriamo sia spalla. Battuto Martinez. No, è petto. A me sembra petto, da questa immagine sembra petto. Continuano i controlli, vedete, ho paura. Paura che ce lo tolgono, ragazzi. Paura che ce lo tolgono. Ho sempre paura di tutto. Controllo decisivo. Paura, ragazzi, vediamo. Mi sembra petto. Petto, ragazzi, a me sembra petto. Cosa mi dice la regia? Vediamo. Attesa. Controlli reiterati, controlli lunghi. Certo, si muove anche il braccio, ma se la tocca prima col petto. Vediamo. A me sembra petto. Più petto che braccio, ecco! Ecco! Ecco. No attacking handball. È petto.
Peppetto, Tommy Pobega. Tommy Pobega, adesso naturalmente ci sarà un lungo recupero. Quadrato Christian Pulisic. Ale Flore. Uscito Aps per il Genoa. Puskas al suo posto, mette la punta Gilardino. Noi dobbiamo mettere Pobega, perché non entra Pobega! Fate entrare Pobega! Lancio lungo, colpo di testa, Fick allontana. Fate entrare Tommy Pobega! The New, fate entrare Yepes! Fate entrare Pobega! Dov'è Tommy? Dov'è Tommy? Dov'è Tommy? Dov'è Tommy? Rimessa con le mani nostra. Fate entrare Pobega. Perché non entra Pobega? Teo, perché non c'è Pobega? Perché non vedo la chioma rassicurante di Tommy Pobega? Perché non la vedo? Perché non vedo Tommy che mulina le gambe? Perché non vedo... No, 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 no. Via cara Calabria, via. Via cara Calabria, andiamo. Andiamo cara, andiamo cara. Christian Pulisic ancora. Ecco Christian Pulisic. Vediamo, Christian Pulisic dietro. Perché non entra Pobega? Vediamo, ancora. Ficaio Tomori da palla dietro a Mike Peterson, Maignan. Ancora, palla nostra, la teniamo lì Mike. Canta la nostra curva. Palla lunga di Cala Calabria a cercare Christian Pulisic che prova a inserirsi su Martinez che la prende. Perché non entra Pobega? Ancora, dove Tommy è lì? È lì, dov'è? C'è bisogno di Tommy. Vediamo. Reinders la mette fuori. Cambio, o perché non c'è un cambio? C'è un cambio. Anche Bartesaghi entra. Anche Bartesaghi. Cosa sta succedendo? Perché Bartesaghi e non Tommy? Ha un problema Teo? Cosa succede? Ma cosa succede, ragazzi? Non sto capendo niente. Ecco, Bartesaghi al posto di Jovic e non Pobega. Possesso palla Genoa, Frendrup, lancio lungo, colpo di testa Genoa, colpo di testa, via la palla, calciata e allontanata da Maliciao. La cerca Christian Pulisic, la devia il Genoa, attenzione ragazzi vi prego, il colpo di testa di Fick Tomori, ancora Musa che va anche su questa palla, Yunus. E poi la toccano nuovamente loro. Pressa Giroud. Milan che fa venire avanti il Genoa. Siamo messi a 5 dietro con Bartesaghi. Bartesaghi uno dei tre centrali, con Teo di qua, possesso palla Genoa, lasciala andare Cala, va bene, vediamo il controllo di Pulisic e il gol made in USA, Musa e Pulisic che partecipano alla stessa azione. No, ancora il Genoa, no, Gudmundsson attaccato da Musa, si gira Gudmundsson la mette in mezzo, allontana Tomori, aveva il braccio lentamente attaccato al corpo, giochiamo e volge allo stato puro, Pulisic commette fallo da dietro, calcio di punizione Genoa. Pulisic contro Dragusin, allontana il Milan, Gudmundsson sulla palla, Pulisic in gol a Bologna, in gol col Torino, in gol con la Lazio, calcio di punizione Genoa con Gudmundsson che alza entrambe le braccia, palla messa in mezzo. E c'è un fischio arbitrale, era caduto Teo, visto una mano alta del Genoa. Rinvio dal fondo per noi. Quadrato Dragusin.
rivediamo qui cosa è successo. Eh sì, Dragusin l'ha quasi tolta toccandola con la mano a Vasquez che arrivava da dietro, e Vasquez glielo dice. Rimessa dal fondo Mike Peterson-Maignan. Non perdiamo tempo, Mike, ti prego. Più lunga che puoi, più alta che puoi, più contendibile che puoi. Ecco, il lancio verso Giroud. Giroud attaccato da Dragusin. Colpo di testa Genoa, Genoa che fa la palla lunga, attenzione, Ekuban che si inserisce, esce Mike Maignan di testa, porta vuota, Gudmundsson ancora di testa, Mike strepitoso, torna in porta Mike, ti prego, Mike fa fatica a tornare in porta, due giocatori del Genoa a terra, Mike zoppica, possesso palla dei Winter, Dragusin ferma tutto, Piccinini che poi recupererà. È andato due volte di testa Mike Maignan, problemi al ginocchio per lui e per noi. Vediamo, colpo di testa di Mike che ha colpito Ekuban, poi ha fatto fatica a rialzarsi. Mike Maignan. E poi l'anticipo su Gudmundsson. C'è un controllo su quello che ha fatto Maignan sulla chiara occasione da gol. Il rischio è rosso per Maignan, la va a vedere l'arbitro. Finale tesissimo a Marassi. Il rischio è rosso per Mike. Si arrabbia Pioli, attendiamo la decisione dell'arbitro, rischiamo di andare contro la Juve senza Teo e senza Maignan. Andiamo. Andiamo. Rosso per Maignan. E punizione pericolosissima. Rosso per Maignan. Rosso per Maignan. Adesso deve entrare Sportiello come con il Newcastle. Terra Ekuban. In effetti Mike ha colpito Ekuban prima di prendere la palla di testa. Paghiamo un prezzo altissimo. Calabria mima il gesto del compagno all'arbitro Piccinini. Mike dice: io l'ho presa di testa. Deve uscire Mike. Punizione pericolosissima per il Genoa. Non possiamo più fare cambi. Deve andare in porta Giroud. Non possiamo più fare cambi. Non può entrare Marco Sportiello. Va in porta Olivier Giroud con i guanti di Mike. Pazzesco. Pazzesco. Finale pazzesco.
capisci, Mike, non siamo riusciti a controllare questa palla. Io speravo entrasse Pobega per fare barriera a centrocampo. Adesso il Genoa basta un po' tirare in porta, non abbiamo un portiere, abbiamo già fatto 5 cambi. Abbiamo Gudmundsson che è un tiratore forte. Abbiamo Oli con la maglia di Maignan, mi sembra di ricordare un Ciccio Graziani in un Torino Borussia Dortmund, un Torino Borussia Mönchengladbach di Coppa dei Campioni di Illo Tempore di metà anni 70. Ragazzi, qui è dura. Oli! Ancora! Sistema la barriera Giroud. Sportiello potrà entrare con la Juve, ma adesso avevamo già fatto i 5 cambi. Paura, tremenda paura. Gudmundsson. Attento Oli, ti prego, attenti ragazzi in barriera, ragazzi vi prego. Gudmundsson. Traversa. Colpo di testa, deviazione, Tomori. Ci salviamo in angolo, traversa Genoa, ci salviamo in angolo. Oli di solito viene ad aiutare di testa, adesso può lavorare con le mani. Cosa c'è? Calcio d'angolo Genoa, finale epico. Palla calciata alta da Gudmundsson, la prende di testa il Genoa, Martinez porta vuota, non riusciamo a prenderla noi. Gudmundsson ancora la mette in mezzo, allontana il Milan, porta vuota, Rafa Leao, e c'è un fischio arbitrale, a terra Musa, ammonito ed espulso Martinez, loro però non hanno fatto i 5 cambi. Anzi sì, anche Martinez deve lasciare la maglia. È entrato Puskas, è entrato Kutlu, è entrato Ekuban. Il fallo su Musa, era già stato ammonito prima Martinez. Qui la traversa del Genoa. Finale pazzesco, la deviazione era stata sulla traversa da parte della nostra barriera. Era stato ammonito già prima per perdita di tempo Martinez, poi il fallo su Tomori. E quindi il secondo giallo. No, loro non, infatti non avevano fatto i 5 cambi, ha lasciato la maglia Martinez pensando che anche lui dovesse far entrare in porta un compagno, invece entra Leao, il Genoa non aveva fatto i 5 cambi come noi. 103 minuti, palla lunga adesso di Giroud, siamo in attesa del fischio finale dell'arbitro. Ancora il Genoa, Calabria di testa, esce Giroud, via la palla, Olivier, meraviglioso anche da portiere, meraviglioso Oli, siamo venuti quassù per vedere parare Giroud, oh, 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 oh. Siamo venuti quassù per vedere parare Giroud. Grande Oli, ancora si lotta, palla allontanata dal Milan, non fischia Piccinini, ancora il Genoa che va al cross, partita infinita, colpo di testa di Thorsby, va Olivier Giroud, la prende ancora Oli. Ed è finita! Abbiamo vinto noi Olivier con il gol del capitano degli Stati Uniti, abbiamo vinto con le parate del bomber storico della nazionale francese, USA National Team, Le Bleu, il Milan, l'AC Milan di Milano che fa una sosta da capolista. L'AC Milan di Milano lotta, stringe i denti, va contro la Juve senza Teo e senza Maignan, ma ci va da capolista, i nostri ragazzi si abbracciano. Genoa che ha fatto il suo, Polesek può esultare, adesso il suo gol è pesantissimo, Christian Polesek sta avendo un impatto su questo nostro inizio di stagione pazzesco, esultano i nostri sotto la curva, grazie ragazzi, grazie ragazzi, grazie ragazzi.